Buongiorno, io sono Albi e oggi, anche se non sono a casa e ho un microfono un pochino di merda, vi racconterò una storia, la storia del sacrificio di Isacco. Isacco e sua madre vivevano da soli, in una piccola casa su una collina. Isacco era un tipo solitario, gli piaceva disegnare e giocare con i suoi giochi, mentre sua madre guardava trasmissioni cristiane in TV. La loro vita era semplice ed erano entrambi felici. E fu così fino al giorno in cui la madre di Isacco sentì una voce dall'alto. Tuo figlio è stato corrotto dal peccato. Lui ha bisogno di essere salvato. Farò del mio meglio per salvarlo, mio signore, rispose la madre di Isacco, entrando in camera sua e togliendo tutto ciò che era malvagio dalla sua vita. Ancora una volta la voce la chiamò. L'anima di Isacco è ancora corrotta. Ha bisogno di essere tagliato via da tutto ciò che è malvagio in questo mondo e confessare i suoi peccati. Seguirò le tue istruzioni, mio signore. Io credo in te, rispose la madre di Isacco mentre lo chiuse nella sua camera, isolandolo da tutto il male del mondo. Un'ultima volta la madre di Isacco sentì la voce di Dio chiamarla. Hai fatto come ti ho chiesto, ma ancora una volta non sono sicuro della tua devozione a me, quindi per provare la tua fede ti chiederò un'ultima cosa. Sì, signore, qualunque cosa. Lei rispose. Per provare il tuo amore e la tua devozione ho bisogno di un sacrificio. Tuo figlio Isacco sarà il sacrificio. Vai nella sua camera e poni fine alla sua vita come offerta a me per provarmi che ami me sopra ogni altra cosa. Sì, signore, Lei rispose, prendendo un coltello da macellaio dalla cucina. Isacco, guardando da una crepa nella sua porta, tremò di paura. Correndo in giro per la sua camera, cercando un posto dove nascondersi, Isacco notò che sotto al tappeto c'era una botola. Senza esitazione, Isacco scoperchiò la botola e si gettò dentro giusto mentre sua madre irrompeva nella sua camera e si ritrovò in delle profondità sconosciute. Buongiorno, io sono Albi ed eccoci qua su The Binding of Isaac, il mio giochino indie preferito. Vi chiederete, ma come mai fai video di questo gioco? Non di Call of Duty, non di Minecraft, non di Battlefield, non di qualunque altra cosa ci sia? Beh, come ho detto nell'ultimo vlog, purtroppo sono rimasto in caserma un po' più del previsto. Ecco, e questi sono i giochi che riesco a registrare al meglio sul mio portatile. Bene, comunque sia, questo gioco, nonostante vi sembri un po' una cazzata, molto semplice, visto così. Ecco, in realtà è davvero un gioco che ho trovato difficilissimo riuscire a finire. Non so come definirlo. È comunque un gioco che ogni volta che lo si gioca è diverso, perché ogni volta che si inizia una nuova partita le mappe sono generate in modo casuale e gli oggetti che troverete, i boss che troverete alla fine del livello e persino i mostri durante tutte le stanze che ci sono in ogni livello saranno diversi ogni volta. Certo, una volta che lo giocate per 10 volte di fila magari vi accorgerete che bene o male le cose sono ridondanti, ma devo dire che per essere un gioco che ho pagato 2,5 euro con i saldi di Steam, ora come ora costa 5 euro, è un gioco davvero, davvero, davvero bellissimo che soprattutto mette alla prova la skill anche di giocatori migliori, a mio parere, ecco. Comunque sia, di questo gioco magari ne parlerò un attimino meglio nel prossimo video perché farò un altro video di questo gioco con il resto di questa partita. Questo qua è soltanto un assaggio, diciamo. Spero che vi piaccia perché a me questo gioco davvero fa impazzire. Lo consiglio a chiunque. Metterò anche, guardatemi, il link nella descrizione per comprare questo gioco su Steam. Sono i 5 euro meglio spesi della mia vita, anche se io l'ho pagato metà con i saldi. Comunque sia, inutile dire che mi scuso un attimino per la qualità audio di questo commento, visto che sto utilizzando un microfono che non è quello che uso normalmente per registrare, quello integrato alle mie cuffie, che non è malaccio per parlare e chiacchierare con gli amici, ma per registrare non è proprio il top. Comunque sia, qua potete godervi il primo dei boss, che non è il primo boss di questo gioco, perché ogni volta il boss sarà diverso. Certo, sono più o meno una decina, forse addirittura una ventina di boss.
boss, e ogni volta che giocate il gioco ve ne può capitare uno a caso, ecco, quello è il bello di questo gioco è che ogni volta che lo giochi è diverso. È un gioco che di per sé io sono riuscito, in una settimana che ci gioco, sono riuscito a finirlo solo una volta, giusto per farvi capire quanto può essere difficile, ecco, però ogni singola partita che ho fatto non è mai stato uguale. Comunque, se riuscite a finirlo, dura più o meno, boh, può durare un'ora, un'oretta e mezza una partita intera, ecco, e oltre a Isaac, questo piccolo bambino che sto utilizzando adesso, ci sono altri personaggi che bene o male funzionano allo stesso modo, ma magari hanno delle caratteristiche diverse, ad esempio uno è più veloce, ha meno vita, uno magari ha un'abilità speciale, ecco. Comunque, se vi è piaciuto questo video, non perdetevi il prossimo, lasciate un bel mi piace, ciao ciao ciao.